Giovanni Diani, Vice Reggiù. Come mai è nato questo libretto? Dunque, il contenuto di questo libretto noi l'abbiamo ricevuto online come amici dell'architetto Spada e io, essendo anche vice, come diceva lei, vice Reggiù della famiglia Bustocca, l'ho ritenuto interessante online e quindi ho proposto alla famiglia Bustocca stessa di produrlo in stampa in modo che si possa omaggiare la gente, darle il pasto a chi è interessato e è più maneggevole rispetto all'online. Ed è un ringraziamento nei confronti dell'architetto, giusto? E l'abbiamo fatto per riconoscenza dell'architetto che alla famiglia Bustocca ha sempre dato un grande contributo di cultura, eccetera, nel produrre parecchi articoli interessanti che poi sono stati regolarmente pubblicati sugli almanacchi annuali. Che benissimo. Proviamo a scorrere questo libretto e vediamo un po' di che cosa parla. Innanzitutto ha una prefazione dalla moglie molto bella dove riporta anche la nipotina che purtroppo è morta, la nipotina dell'architetto che è morta in giovane età. Poi vabbè, ci sono diversi riferimenti. Questo per esempio è un disegno fatto da lui sul retro dell'altare di San Giovanni, che l'abbiamo messo come riempitivo, diciamo. Bene. Qui invece comincia proprio la pubblicazione del suo libretto, così proprio nudo e crudo. Sì. Vediamo un momentino. Benissimo. Andiamo a vedere qualche... Quella è l'immagine di copertina, tra l'altro questa è l'immagine che poi è stata ripresa dalla copertina. Esatto. Benissimo. Sullo soggetto. E niente, fa riferimenti a tanta storia, a tanta cultura che esiste nella città di Busto, con i suoi commenti. Lui è sempre stato un amante del santuario di Santa Maria. Il santuario di Santa Maria forse ha dedicato più tempo lui di chi l'ha costruito, nel rilevare tutte le varie misure perfette, eccetera. Certo. E poi ha prodotto. Benissimo.